Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Padre misericordioso, che in Sant'Umile hai impresso l'immagine dell'uomo nuovo, creato nella giustizia e nella santità, concedi anche a noi di rinnovarci nello Spirito, per essere degni di offrirti il sacrificio di lode per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei santi risplende la tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della tua misericordia. Nella vita di Sant'Umile ci offri un esempio, nella comunione con lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria. Per Cristo Signore nostro, e noi, uniti agli angeli e agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione di Agata e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, il nostro Padre, San Francesco, Sant'Umile, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito del Signore, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Dio che nella memoria di Sant'Umile ci hai nutrito con l'unico pane della vita eterna, confermaci nel tuo amore perché possiamo camminare verso di te in una vita nuova per Cristo nostro Signore. Amen. Vi ricordo gli orari di domani per le sante messe qui al santuario alle 8, alle 11 e alle 18 concludiamo la festività di Sant'Umile. Vi ricorderemo davanti a Sant'Umile che interceda per tutta Sant'Agata. Questo ringraziamo anche Don Valerio per essere stato qui con noi e Don Tullio. Naturalmente anche il parroco di Bisignano che condivide con noi sempre le cose più importanti. Grazie di tutto. Vi ricordo che domani in Bisignano non ci saranno messe, saranno qui, solo qui al santuario. Dimenticavo, stasera alle 21 ci sarà il transito di Sant'Umile. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Mostra su di voi il suo volto e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi e rimanga sempre. Nel nome del Signore andiamo. Grazie a Dio.